Nel recupero della 17ª giornata il Pineto perde per 2-1 al nuovo Romagnoli contro il Capobasso capolista. In vantaggio i Lupi con Vitali e Ladu. Minnozzi su punizione accorcia la contesa. Nella ripresa non succede più nulla per gli Adriatici. Altro scontro al vertice nel recupero di mercoledì nel derby sul campo del Notaresco. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Al decimo si rompono subito gli equilibri. Cogliati si invola e penetra in aria. Serve un cioccolatino che Vitali deve solo confezionare in fondo al sacco per il vantaggio molisano. I biancazzurri non ci stanno su calcio d'angolo. Episodio da Moviola con Romano che chiede un tocco malandrino di mano. Sempre la squadra del presidente Brocco prova a cogliere il pareggio. Esposito trova un grande intervento di Raccichini che salva i suoi. I Lupi non dormono e quando attaccano fanno male. Esposito funambolo con un lob pesca Ladu che tutto solo scaraventa in porta il pallone del raddoppio. I teramani non ci stanno. Prima Recchioni smanaccia ma Strippolito cross al centro e dopo il successivo traversone Minnozzi spara alto. I Lupi non dormono. Cogliati controbalzo pregevolissimo di prima che sfiora la traversa. Gol mangiato, gol subito. Minnozzi come contro la Recanatese pennella e confeziona una traiettoria infida che finisce in fondo al sacco. Ripresa, i biancazzurri provano con tutte le forze a cogliere il pareggio. Minnozzi scalda i guantoni a Raccichini. Sul proseguo dell'azione Ciarcelluti si gira ma conclude largo. L'estremo rossoblu si rende protagonista al 65esimo con una risposta non perfetta su Pepe. Gli abruzzesi ci credono, Della Quercia conclude a giro, Bontà si sostituisce al proprio portiere, salve il risultato, ancora il Pineto va vicinissimo al 2-2, l'ex sanremese Romano trova un Raccichini sugli scudi, nel finale Vitali mette in luce tutta la qualità di Mercorelli che vola e tiene a galla i propri compagni. Non succede più nulla, il Campobasso conquista l'intera posta contro un Pineto coriaceo che forse meriterebbe molto di più. Mi spiace perché fare una prestazione del genere sopra nel campo della capolista e non portare a casa almeno un pareggio, sinceramente dispiace perché non siamo partiti bene. I primi 10 minuti siamo partiti un po' impacciati, un po' timorosi, diciamo. E poi, sinceramente, dopo un quarto d'ora del primo tempo abbiamo fatto noi il gioco. È vero che Campobasso vinceva 2-0, quindi pensava solo a difendere il risultato, però penso che per 70 minuti abbiamo dominato il gioco. Dispiace non aver almeno pareggiato, perché le occasioni le abbiamo avute e penso che dopo 20-25 del primo tempo il Campobasso non ha avuto più occasioni, nonostante sia una grossa squadra che merita il primo posto, perché lo merita, perché non a caso sei primo dopo non so quante giornate, 20-25 giornate, quindi si merita i miei complimenti. Per oggi mi sento di fare i complimenti ai ragazzi, perché nonostante i primi 10 minuti oggi abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e loro hanno dimostrato che possono fare veramente veramente tanto. Sì, sicuramente sapevamo della forza del Pineto, che ha ottimi giocatori, quindi l'hanno dimostrato soprattutto nel secondo tempo, un primo tempo ben giocato soprattutto dalla nostra squadra. E alla fine il risultato ci ha premiato, ma in questo momento le partite sono anche queste, quindi ci portiamo a casa il risultato, è quello che ci interessava e pensiamo già alla prossima. Sarà un testa a testa fino alla fine? Ma sicuramente, non la cambia da questa vittoria, sicuramente.